Un'altra cosa vorrei che esca dalla città, perché io vedo, c'ho la fila di alcune persone che vivono, hanno vissuto un po' negli estremi della socialità. Noi anni fa facevamo la scelta di dargli lavoro anziché di dargli l'assistenza ai servizi sociali, però e non ci aspettiamo che la cittadina mentre diventa un carrozzone dove carica tutto e tutto, perché anche allora sì che la società in auto diventerebbe un dramma. Quindi di fare molta attenzione, lo dico anche agli amici di maggioranza, di non promettere posti di lavoro dove non è possibile fare, perché se noi continuiamo a promettere posti di lavoro finiremo per far costare le cappelle e le tasse alla gente molto di più. Ho apprezzato anche le parole del sindaco, nel quale mi sembra di avere, magari forse sbaglio, compreso che quindi c'è una conferma sull'usanza di promettere posti di lavoro, quando credo che non c'è un posto che si possa promettere, cioè dovrebbe essere proprio distante dalla politica questo tipo di discorso. Quindi mi auguro che di non dover sentire nuovamente questo tipo di intervento. Non c'è una proposta o una promessa. Non è corretto utilizzare neanche questo tipo di atteggiamento sul campo politico, ma le mie orecchie non mi chiamano, non ho capito questo. E mi sembra di aver capito che Cisterna, la Cisterna Ambiente, sia uno di questi dinosauri che ci portiamo avanti. Forse no, magari ci spieghiamo con te. Potrebbe aspettare, ma un dinosauro. Possiamo dell'auto, è una città eccezionale. Però il rischio è che qualcuno lo faccia diventare un forno di occupazione, non si può. Ok, voglio dare per scontato che questo non sia accaduto già in passato.